Madonna, come sono stanco. Ciao ragazzi, a tutti, sono io, bentornati in questo nuovo episodio della Zed Challenger. Allora, lo sto facendo al leggiato orario di mezzogiorno e mezzo, che è tardi, cioè non è mattina presto, però boh, mi sento stanco, non so, stamattina mi sono svegliato alle 6:30, non riuscivo più a dormire. E ora, cioè non è che sono stanco, ma mi sento tipo gli occhi. Non dico appiccicati, ma sapete quando tipo vi siete appena svegliati, che iniziano a farvi male gli occhi, che dovete aprire l'eco? Stessa cosa, ma io sono sveglio da ormai boh, 4-5 ore almeno, quindi boh, non capisco. Vabbè. Allora, vi prometto che questo game non mi incazzerò. Neanche se Graves, per esempio, ora tira dritto e si suicida 1070 volte. Vabbè, forse in quel caso Flamma è tilto tantissimo. Però no, non tilterò, non tilterò. I promise, non tilterò. Non tilterò, me la giocherò tranquilla questa. Anche se ho rostompato, me la giocherò tranquilla. Allora, analizziamo un po' il loro team. Non hanno Exhaust, e questo è buono. Però i loro champion sono Zonia, Tank, Zonia, Invisibile, Zonia. Insomma, un po' meh. Ovviamente non si builderanno tutti quanti la zona. Aimer sicuro come loro si mette la zona. Però forse non primo item. Contro Rumble forse si metterà una ZZ8. Annie dubito che si metterà la zona, se non in late game, ma proprio tanto tanto. Orianna giustamente se lo metterà. Orianna ha il TP e la cosa è buona, perché allora lei avrà il TP advantage, quindi potrebbe fare qualche buona azione oltre il no top, ma non credo. E comunque non ha l'exhaust, il che è molto molto buono per me. Quindi io direi che questa volta ne approfitto e me la gioco subito subito aggressiva. Cioè, nel senso, pusho immediatamente perché voglio arrivare a fare i livelli prima di lei, in modo tale da tirargli, cioè da mettergli la lane in una posizione di comunque, vaffanculo, di push e fargli perdere più minion possibile e anche più mana possibile. Perché tanto se no lei mi abusa. Lei mi abusa se no in lane. Quindi io faccio che fare così, pushare nei primi tre livelli. Tanto adesso mi porto subito la W, non avrò sicuramente problemi di gank. Però all'inizio mi conviene. Ora mi proc il Thunder. All'inizio mi conviene decisamente pushare. O perlomeno adesso. Tanto sì, lo so, lei mi fa un po' di danno, però spreca mana, quindi è abbastanza worth. Io ho perso però 200 HP, anzi 250, che non è buonissimo, ma insomma. Ok, con un culo preso ho preso anche il minion dietro, va bene. Io come al solito aspetto il 3 per farla ras. Ora la lane ovviamente si è resettata, lei ha usato la pozza, questo è buono. Ah, là, io non userò la mia, perché per ora non ne ho ancora bisogno. Anzi, che forse ora me la metto. Perfetto, ho sprecato molto mana qua, non userò ancora la pozza. Botlane si sono fatti killare. Come la nostra botlane? Lulu Jhin contro Vayne Annie. Eh beh, Vayne Annie hanno abbastanza potenziale all'inizio. Poi vabbè, Annie. Ora mi farà la W. Perché ho fatto quella Q? Non lo so. Ah! Ok, non hai più mana, amica. Non hai più mana. Io ho tradato tutto il tuo mana in cambio solo di una pozione. E questa cosa mi piace. Ora faccio che fare così. Perfetto, l'ho preso anche con la Q. Non hai più una goccia di mana. La prossima combo tu sei morta. Aspetto l'energia. Sei morta. Forse potevo anche non ignitare, però sapete com'è. Meglio better safe than sorrow. Potevo anche non ignitare, però cioè, lo sapevo che avrebbe flashato. Non avrebbe avuto senso flashare, cioè ignitare prima, perché sennò comunque io volevo fargli sprecare il flash. Perfetto. Guarda, io vorrei recollare, ma vorrei recollare, però mi va anche bene così, perché comunque ho l'ultima pozione e ho sbagliato. Però non ho tirato gli shuriken. Ok, va bene, tanto alla fine io la arrasto gratis, ho l'energia, anche se comunque spreca, eh. Ok, non mi fa troppo danno, non mi metterò ovviamente l'Extrinker, perché per ora la lane la sto vincendo, poi non si sa mai, magari potrebbe farmi molto danno dopo. Non lo so, ma non credo. Grayson non lo giungla, quel minion dietro non penso di prenderlo, perché se lo lastitto di Q poi potrei perdere il cannone, vediamo un po'. Eh sì. Facciamo così, va. Oh, ok, Karim è mid. Allora, ora io potrei andarmene, ma no, perché la lane ce l'ho messa male. Perdo questo minion, questo.
No, bella, lei impuscia contro di me. No, guarda, non me ne vado ancora. Perderei veramente troppo. Perderei veramente troppo. Però sto in fog of war che gli faccio credere che me ne sia andato. A me per adesso va bene così. Non mi va tantissimo bene, sapete cosa? Il fatto che non sto. Così non sfrutto il mio vantaggio perché non ho preso gold. Aia. Allora, qua potrebbe divarmi Hecarim. E io non ho il flash. Ah, ok, Hecarim è boh. Cioè, ok, mica tanto perché. Ok, mica tanto. Lei però non ha più mana. Unlucky. Prendilo così. Bravo, Graves. Diamo le stesse, anche se penso che lei sia ricollata. E adesso andiamocene via. Perfetto. Allora, ho 30 mino, non sono tantissimi, però. Ho comunque preso una kill. Lei non ha né flash né TP. E la cosa mi va più che bene. Io direi di mettere così. No, così e così. E sono bello che a posto. Ho una Longsword. Il Sarete Dir per la Lethality. I'm a fucking retard. E adesso spacchiamo di nuovo questo Rihanna. Ora mi solo killo di nuovo Rihanna. Prendo un po' il controllo della lane. Faccio un po' di danno alla torre. E vedo di andare botlane. Anche se. Boh. Non so se è una buonissima idea andare a botlane. Top di sicuro non ci vado contro Aimer. Assolutamente non ci posso andare contro Aimer. Anche se io e Rumble assieme abbiamo dei bei danni, però. Non mi fido molto, sinceramente. Allora, in all-in non me l'ammazzo. Lo sapevo. Mi ha preso solo con la Q. In all-in non me l'ammazzo. Beh, insomma. Perché ho. No, ho sbagliato. Avrei dovuto. Dovevo utilizzare la pozione. E invece. Che idiota, invece ho messo la pink. Vabbè, io le ho fatto un bel arrast e lei ha dovuto sprecare la ultimate. Quindi va bene, va bene, va bene, va bene. Ho dovuto sprecare la ultimate e anche le pozze. In teoria, se ora io la ulto. Anche perché ho l'ignite tra poco. Se io la ulto, ora è morta. Però non lo so, c'ha molta vita. Oh, brutto. Qua l'ho tirata immediatamente perché non pensavo doggiasse. A me va bene che mi arrassi un pochino perché alla fine spreca mana che potrebbe servirgli dopo. Quindi a me va benissimo così. Io la sto prendendo per logoramento adesso. Ok. Non so, non capisco perché faccia questa E di ritorno. Non capisco perché faccia questa E di ritorno. Cioè, questa E di ritorno. Boh. Protect. Così. Ti piace sprecare mana? A me va bene, eh. Grace, stai attento, dove vai? In questo momento vorrei avere la Dawnblade. Però in effetti ho un po' sprecato la mia kill potential, perché adesso li sto facendo recuperare la ultimate e quindi è come se non fosse successo niente. Però ora non so dove è Hecarim. Io potrei andargli addosso, eh. Però non so dove è Hecarim e sicuramente anche il flash, lei. Infatti, ora. Non so dove è Hecarim, per quello mi sto trattenendo, sennò potrei tranquillamente killarla. Killarla magari no, ma farle molto molto male sì. Però per ucciderla devo. Ok, Hecarim lì non posso. Per ucciderla devo hittare con tutto, assolutamente. Se prima non la arrasto devo hittare con tutto. Se prima non la arrasto devo hittare con tutto. Penso che abbia il flash. Oh, cazzo, mi ha fatto un bel trade. My bad, vado via. Pensavo di poterla killare subito, invece. Invece mi sta a fare il culo. Forse un Nextinker devo metterla. Botlane rip. Rip Jhin. Rip Jhin. Mi faccio tutte Longsword. Devo prendere il controllo di questa lane e andare ad aiutare Botlane il prima possibile. Perché Hecarim mi sta. Non so se li sta babysittando 1-1-1-2. Mi sa di sì. Qua non dovrei perdere nulla. Forse solo il primo minion. Il cannone no. E neanche la wave. Però sto farmando poco. Orianna è a 67. Grace potrebbe anche un pochino aiutare la nostra botlane, eh. Grace potrebbe decisamente aiutare la nostra botlane. Brava Lulu. Però mi sa che ci morirai. Io purtroppo non potevo venire giù. Brava Lulu. Lulu ci fa da di carry, dai. Io purtroppo non potevo venire giù. Nel triple. Però posso andare a. Bravo Rumble. Posso andare a guardare un attimo qua. Prendo anche sta piantina, non per me, ma giusto per toglierla nel caso arrivi Hecarim. Lei ora si è messa armor. Va bene, mica tanto. Non le sto prendendo una combo, eh? Perché la sto tirando sempre dritta per dritta?
Sto tirando sempre dritto per dritto. Ora lei ha armor e ha di nuovo la R. All outplay o non la killo. All outplay o non la killo. Ok, ho usato lo shield. Non mi ricordo quanto duri lo shield di Orianna. Penso tanto. Il problema è che se io mi posiziono per fargli la combo, lei la fa a me. E lei non ha troppo bisogno di mirare, perché... Cioè sì, ha bisogno di mirare assolutamente, però un po' meno. Ok, ora è morto. Ma perché non ho ultato? Volevo ultare, Cristo Dio. Però vabbè, mi va bene uguale. Lei ha il flash, ho bisogno della W per andare. Però non so dov'è Karim. Bravo Grace. Non so dov'è Karim, ho bisogno di sapere dov'è Karim. Mi sta baitando, chiaro, è palese. E Karim è sicuramente da qualche parte. No, no, mi sta baitando, non posso. Facciamo una cosa, la lascio stare e vado bot. Ok, Karim è bot. Cazzo, non riesco a prenderla. Però almeno gli interrompo il recall. Discamp, mate, siete due champion senza nessun tipo di escape, è normale. Che palle. Ah, non posso andarci. No, sta arrivando Ekarim. Oh, sta facendo il Drake. Mica, mi sto impallando oggi, eh. Non riesco a killare sta Orianna, faccio cacare. Ora non posso più perché Ekarim è nei paraggi. Però se ne sta andando al red. Ok. Mi pusho la wave così lei... Addio caro. Flash Annie. Magari non in caps. Sto giocando male, guys. Sto giocando male perché potevo killarla... Potevo killarla subito dopo. Comunque l'extrink me la faccio. C'è anche Annie e Aimer. Sì, assolutamente. Vabbè, Annie ha flashato. Annie ha flashato, però io devo andare bot lane. Devo andare bot ad aiutare sti tizi. Che Jhin è già 0-3. Jhin è già 0-3. Cazzo, non mi sono accorto di Lulu. Di Annie. Avrei potuto flashare di riflesso, ma non me ne sono veramente accorto. Avrei anche potuto flashare su Orianna a killarla. Ci sarei morto, però almeno mi sarei preso qualcosa. Lulu, che stai a fa? Ha flashato. Peccato che lui l'ho dovuto ultare. Però lei ha flashato, è worth. Io comunque sto continuando a sbagliare il combo. Sta tizia non riesco a evitarla. Sta tizia non riesco a evitarla. Comunque ora vado botre. Mid. Meno male che il nostro jungler è molto avanti. Mate, possiamo divare. Mate, possiamo divare. Sì, lo so che Rihanna sta arrivando. Ma ora non viene più. Posso avere un assist? Oh, perfetto, questo è stato molto buono. Ho perso un po' di wave mid, ma abbiamo killato. Ho preso finalmente una kill. Mi sono preso 10 di AD, che non si buttano. Questa non ha flash, però ancora all'ulti. Non la posso molto fightare, però almeno lì. Ok, se ne va via. Oh. Evitiamo lì la combo. Cazzo, non l'ho lisciata. Sto facendo meccanicamente un po' schifo, devo essere sincero. Sto facendo meccanicamente un po' schifo, però perlomeno di farm sono un pelino buono. Avrei dovuto averne 20 in più. Mica devo killarti 1v1, se no mi impazzisco. Ma penso che non ce la faccio. Ma penso che non ce la faccio. Penso che non gliela faccio. Non riesco davvero a fargli una combo. I can't understand why. Alleluia! Ce l'ho fatta dopo quanto? Dopo 14 minuti di game? Vabbè, gliel'ho fatta anche all'inizio quando l'ho killata, però... Lavage! Lavage! Ma dai, ho trovato il pelo, l'ho fatto. Mamma mia il Graves. Mamma mia il Graves che ci carria. Mamma mia il Graves. Devo approfittare e ucciderla ora che non ha la zona. Sapevo.
Sapevo anche questo. Sapevo anche questo. Per finalmente ora riesco a leggerlo. Ci è voluto, eh. Madonna i danni. Madonna i danni. Manco preso l'assist. Ah no, beh, l'assist l'ho preso. L'assist l'ho preso. Perfetto. Questa torre la tiriamo giù. E tanti cari saluti alla nostra Arianna che ora sarà in grado di fare molto meno. Però adesso la zona ce l'ha. Quindi ho perso la possibilità di killarla 1v1. Solo la prima volta l'ho killata 1v1. Poi basta. Però, oh, a me sta bene uguale, eh. La prendo sta torre? Sì, la prendo sta torre. Forse mi dà un hit? No, non mi dà neanche un hit. Perfetto. Perfetto. Ho poco farm, eh. Ho poco farm. Però. Allora, le swiftness io me le metto quasi sempre le swiftness su Zed, a parte casi eccezionali. Tipo ora loro hanno un botto di CC. Loro hanno un botto di CC, ma le swiftness mi servono per la speed, assieme alla Yomu mi danno tanto, e la speed è tutto su Zed se voglio. Che cazzo di lingua? La speed è tutto su Zed se voglio posizionarmi bene senza farmi shottare da qualunque cosa mi arrivi. E soprattutto per andare veloce sul carry. Quindi mi servono per forza le swiftness. E mi danno anche resistenza agli slow. Però resistenza magica. Vabbè, a Tenacity non ci posso fare niente. Mate, ti spacco il culo, eh. Per la resistenza magica mi faccio adesso la Edge of Night. Troppo forte l'Edge of Night. Troppo forte. È un item che serve troppo. Serve, è utilissimo soprattutto perché è una Banshee portatile. È una Banshee a comando. Infatti, secondo me la Banshee potrebbe anche non esserci più con questo oggetto. Vabbè, che no, la Banshee non dà HP, non mi ricordo. Devo stare attento. Ok, dice Arianna, qua non so chi c'è. La botlane non c'è più. Lì hanno wardato. Togliamo la ward. E la nostra. Oh, non ho pink. La nostra top lane è completamente senza ward. Allora, Orianna c'ha la ultima. No, non ce la faccio. No, no, è rischiosissimo. Sarebbe inutile. Purtroppo loro si fanno il Drake. Però devo difendere. Devo aiutare Gino a difendere. Devo aiutare Gino a difendere. Cosa hanno usato loro? Hanno usato Summoner? Grace, mi sa che si fanno questo, sai? Io devo starmi un attimo in fog. Qui c'è Annie. Sarebbe inutile andare su di lei. Vediamo se magari ingaggiano. Non posso andarci così. Ok, ora sì. Cazzo, cazzo, cazzo! Ok, mi hai dato un'occasione d'oro. Mi hai dato un'occasione d'oro, minchia, quella zonia. Ora che fo? Ora me ne vado via di qua. Posso killarla, ma sarebbe rischiosissimo. Ma sono morto. Sono praticamente morto. E Karim è vivo, no? Allora forse non sono morto. Mi suicido. Ok, perfetto, nice! Allora, Orianna ha fatto una cosa così bad, ma così bad. Non ho mai visto fare una cosa così idiota. Cioè, poteva killarmi invece ha zoniato, perché sicuramente aspettava che la combassi, ma non sapeva che io non avevo. Mi sembra che non avesse ancora il CD. Mi sa che non avevo ancora il CD. Ha fatto quella zona e mi ha permesso di poterla shottare. Poi ha pure flashato. Mi ha permesso di riavere i cooldown e l'ho potuto killare. Quindi non merito mio, ma errore suo. Però non ho neanche ingaggiato troppo bene in questa teamfight, perché io sapevo che loro erano qua. Io sapevo che loro erano qua e appena ho visto Ekarin mi sono lanciato su Ekarin, che non è il target che io voglio. Però in quel momento non penso che avrei potuto fare di meglio, perché Orianna non potevo focussarla per via della Zonia e Vayne era in hide. Credo Vayne era in hide. Comunque Vayne è sempre un casino da ultare, perché appena ulti vai in hide e non la vedi più e perdi un sacco di tempo. Questa Annie è killabile. Quante kill ha? Una su tre? Non so se è il caso di ammazzarla. No, non è il caso di ammazzarla. Più che altro perché non ho bisogno di tutti gli altri. Cioè, so solo dove è Arianna. E non voglio farmi bietare per un supporto.
Che magari non dà neanche kill, cioè non dà neanche troppi gold. Perché è 1-3, quindi mi sa che lo shutdown l'abbiamo già preso di lei. Allora, che dici? Ce lo facciamo questo? Oh, no, il Baron, niente. Ok, lasciamo stare, prendiamo questo robo. Ah, la faccia del cacio e del cavallo. I danni che ha fatto quell'Aimer. Mi sa che gli ha fatto la full combo con i missili, sicuramente. Gli ha fatto la full combo con i missili. Se no non poteva fargli così tanto danno. Simi! Qui sì! Che dice? Ma siamo sto tizio? Ma c'è il Karim lì che aspetta. Ah ah! Io mi sa che devo andare giù. I have to go bot lane, ma non so se ce la faccio andarci in tempo. Ah, c'è una bella farm qua. Let me split bot, care for their 2 TP. Allora, io ora ce la faccio anche contro Ria. Ma c'è Rumble bot. Mate, non ce la fai a prenderlo, se n'è andata. Io volevo splittare, ma mi sa che Rumble non è d'accordo con me. Qua non è buono fightare, non abbiamo né Gino né Graves, che al momento è il nostro carry fiddato. 15. Io volevo continuare a splittare il bot, perché ora sono abbastanza forte da potermi fare un 1v1 praticamente tutti. Anche con la zona. Anche con la zona. Anche con la zona sono abbastanza forte a farmi un 1v1 tutti, però se non me lo lasciano qua... Così ci freghiamo solo farm a vicenda. Raga, splitto top! Split top, chissà se posso. Anche se top non è una buona idea, perché Aimer potrebbe venire. Ma al momento Aimer è bot, quindi io ci vado. Al momento mi sento di splittare, perché in un team fight loro mi sa che ci fanno tanto tanto danno. Io non ho molte occasioni di andargli addosso, quindi meglio che splitti. Mi sa che mettono anche un Orion King. Visto che sto splittando, mi sa che mettono un Orion King. E Karin sta venendo da me. E Karin sì, sta sicuramente venendo da me. Mettiamoci questa. Non vorrei che venisse. Spero di non averla sprecata. Allora, me ne sto un attimo qua. Non ho l'Age of Night per ancora 20 secondi. Me ne sto un attimo qua. Non so dove è Karin. Potrebbe essere qui e potrebbe aspettarmi. Quindi me ne sto un attimo in fog. Ok. Quella sta recollando. Torno in fog. E guardo un po' com'è la situazione. Anzi, andiamo un po' di qua. Due mid. Ok, mi va bene. Io il mio split costringe per forza qualcuno a venire. Infatti c'è Aimer. Aimer alla zona. Quasi. Ok, io ora me ne vado, Aimer non c'è, torno mid lane. Però Grace non deve star lì. A parte, cioè non è colpa di Grace, ma più che altro non devono star lì questi. Perché sì, Annie flash, ingaggia. C'è poco da fare. Non possiamo fightare senza Grace, che è quello fidato da noi. Senza di lui, non gliela famo. Se questi li lasciamo andare troppo in late ci fottono. Soprattutto Vayne. Non dobbiamo lasciarli andare troppo in late game. Io continuo a splittare. Per ora è la cosa migliore che possa fare. Tanto difendere ce la difendiamo. Loro non possono siggiare. Però se fightate, guys. Se fightate è un altro paio di maniche, eh. Se fightate è tutta un'altra questione. Perché mi sono preso questi colpi? Questi due colpi di torre, vabbè. Sì, sono in tre. Sono in 4, sono in 25. Però non possiamo fare degli obiettivi al momento. Era buono come split, eh? Era buono, però in effetti troppo vicino. Perché noi stiamo fightando mid. Fightando mid è difficile splittare, proprio perché... Me la piglio l'extrinker. Sì, me la piglio l'extrinker. Mi serve troppo. Stavo dicendo che fightando mid... Non è troppo buono splittare sia top che bot, perché dalla mid loro si spostano immediatamente. Se invece tipo si fighta bot top, io vado bot a splittare. Però sono sempre convinto che in teamfight noi non ce la facciamo. Io dovrei flancare. Adesso però non abbiamo... Allora, flancare con Rumble ci sta di brutto, però... C'è la zona il tizio? Rip. Perfetto. Beh, questa era free, eh.
Questa cosa dobbiamo sfruttarla, però. Questa era veramente free. Non so se è una buona idea, sai? Ah, se killiamo Hecarim. Ok, ha flashato. Flash Hecarim. L'ho anche ignitato, io volevo proprio killare. Io volevo proprio killarlo qua, perché se l'avessimo killato, proprio tranquillamente ci saremmo. Nice. Siamo lontani da sta cazzo di torretta che toglie 35k di danno a colpo. Ok, non c'è nulla da prendere. Allora, la torre mini ce la fanno. Io depusho qua. Io depusho qua. Ce la dovrebbero fare. Perché voglio tenere le lane in pressione. Perfetto. Voglio tenere le lane in pressione così che loro non possano. Nel caso noi facciamo qualche stronzata, non possano. Farsi tipo il Baron oppure rusharsi la top lane. Perfetto. Continuo a tenere in pressure, tanto posso farlo. Loro due sono mid. Noi intanto ci facciamo il Drake. Qua forse non avrei dovuto usare la W. Ora non ho escape. Cioè ho la. Sì, ho la Edge of Night e. Ho la Edge of Night e il. E la Yomo, quindi. Buono, 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 buono. Vedete, splittare queste azioni è molto utile perché allora noi in fight ce la possiamo fare, ma io non mi fido, quindi per ora è meglio che splitti. Per ora è meglio che splitti, perché comunque costringo almeno due di loro a venire e noi ci prendiamo tutti gli obiettivi. Poi vabbè, quella pick su Annie è stata ottima. E anche quello che ho fatto su Hecarim perché l'ha fatto flashare e scappare via, quindi non era più in fight. Sto anche farmando. Ora mi sono un po' ripreso di farm perché ho splittato. Splittare è anche buono per recuperare il farm nel caso siete sotto. When I get the air, I hit like a truck. Lol. Torno a splittare top lane. Però anche splittare così tanto non è buono perché. Comunque loro farmano e il tempo passa. Dovremmo fare dei pick buoni decenti nella loro giungla. Io sono un po' un fanatico dello split push. Perché sei tipo Rambo. A parte che farmo tanto, quindi già sta cosa è ottima. Cioè, vedete quanto farmo recuperato. Voi dovete grupparvi però, ragazzi. Se non vi gruppate, il mio split è inutile. Group spore. Qua lasciamo andare. Tanto esatto, la lane su questa non posso kill. Cioè potrei, ma alla ulti, non ho l'ignite, non lasciamo stare. Questo dovevo immaginarlo. Stato stupido. Vabbè, allora, Flash Annie, Zona Aimer, Ulteca. Annie, Ulta. Qua sono stato greedy. Sono stato in effetti greedy, lo sapevo che avrebbe la Zonia. Non sarei dovuto andarci, però almeno questo muore. In teoria, anche i danni. Vabbè, una ulti, un autoattacco, una ulti e. Laghi. Buona, buona. Buona. Però comunque ho fatto una cosa un po' brutta qua. Non mi aspettavo Annie, devo dire la verità. Non mi aspettavo Annie, devo dire la verità. Annie non ha l'ultimate. Annie non ha l'ultimate. Annie non ha l'ultimate. Guys, Annie non ha l'ultimate. Ma perché su Vayne? C'era Annie morta. In questo caso non aveva senso andare sul carry, nonostante andare sul carry è la cosa giusta. Lulu non l'ha aiutato. Lulu ha la ulti ancora, eh. No, what the fuck. Lulu se n'è sbattuta. Ma che cazzo? Non l'ho capita sta cosa. Ho cliccato, ero in range, ma. Boh, vabbè, lasciamo stare. Un'altra cagata che ho fatto. Però se non facevo così la torre andava giù. Tanto loro il Baron non se lo possono fare. Io volevo difendere a tutti i costi questa torre. Solo che davvero non ho capito Lulu. Cioè, è morta con la ulti up. Se n'è sbattuta di. Se n'è totalmente sbattuto di Jhin. Rip. Ah.
Sì, no, è stata colpa mia, non dovevo andare là. Forse avrei dovuto aspettare. Però ho visto che metteva la Age of Night, ho detto, boh, magari ci vuole andare, ho sbagliato qua. Ho sbagliato qua. No, più che altro dobbiamo iniziare a prendere obiettivi. Dobbiamo iniziare a prendere obiettivi perché avevo detto, loro più vanno avanti in game, più sono stronzi. Hanno già due zone. E mi sta facendo la terza. Poi io che cazzo focus? Solo Vayne. Però c'ha l'Hyde. Mi sa che andrà come avevo predetto, che se non la chiudiamo in fretta, io poi non faccio più un cazzo. We should end soon. They already got three zone. Io sono una cacca con tre zone, eh. E cari movimenti non lo killo. Loro sono botlane. Ma ragazzi, ma veniamo qua. Veniamo qua. Lasciamo stare la botlane. Cioè, noi ci prendiamo una torre più importante. Noi ci prendiamo una torre più importante che ci apre anche il Baron, cioè. Va benissimo due bot, va benissimo, ci siamo presi questa. Rumble c'ha il TP? Rumble è il TP, possiamo farci il Baron? Ora no, perché loro sono tutti qua. Vabbè. Ah, beh, sono in due. In due. Rischioso. Dovremmo provare i danni. Sì, c'è qua, c'è proprio i danni, perfetto. Nice. Che cazzo ho fatto, raga? Ah, ok. Scusate, sono stupido. Sono stupido. Sì, l'ho ult, vaffanculo. Dai, sarà merda, però. Sono stupido. Non sto guardando le cose. Se non ci fosse stato Graves, qua l'avremmo persa. Ero indeciso se. Pensavo venisse. Ero indeciso se andare o no. Proprio per il fatto che. Proprio il fatto che non sapevo. Cioè, non mi piaceva molto quel fight. Ci stavo perché loro stavano venendo chaseati. Quindi dovevo fightare. Però ero in una posizione un po' di merda. Ora mi faccio la Ruin King. Che mi serve la Ruin King? Un cazzo. Meglio che mi faccia la. Molto meglio che mi faccia. O la Bla. Allora, facciamoci la Black Cleaver. Volevo farmi la Angel, ma. Al momento la Black Cleaver è buona pure lei. Perché per ora che non l'hanno ancora nerfata. Le buona, le buona, le buona, le buona, le buona. Allora, in questo game me la sono giocata molto buona a logica, a dinamica di gioco, a muoversi, ma male in meccaniche. Cioè, nel senso, ho missato molte cose. Potevo killare, potevo fare molte più cose. Però me la sono giocata bene a livello di testa, che comunque è quello l'importante. Che comunque è quello l'importante, quindi. Quindi mi va bene anche così. Perché ho avuto sto attack speed? Ma la E di lui ho avuto attack speed. Ma no, è rischioso. È rischioso. Purtroppo non potevo andare ad aiutarlo perché. Oh, Drake better one kill. Mountain Drake soprattutto, meglio di una kill. Carime lì. Ma io non lo voglio killare. Perché ora c'è Vayne di là. E forse anche c'è la Black Cleaver. O mi sa di no. Nice. Nice. Ora una bella Guardian Angel. C'ho già 400 di AD. Ovviamente per il Baron, appena finisce. Ce l'avrò dimezzato. Cioè, sì, dimezzato, sto cazzo. Ce l'avrò 40 in meno. 40 da ancora il Baron, mi sembra. Prendiamoci il blu. Prendiamoci il blu che mi serve troppo, ovviamente. Però sì, ho bisogno di un po' più di attack speed. Sono al 18, perfetto. Sono al 18 e. No, sono al. Vedete lo split che ha fatto? Io, nonostante abbia uno score molto mediocre, lo split mi ha portato a livello 18. Deve essere a livello 18 per un assassino, è tanto. Se mi lasciate andare da solo contro Rihanna io me la faccio, eh. Ma non in 20. Nice.
Meglio qua. Cazzo, ho sbagliato. Non so, ma perché ho il tattoo aimer? Ma qual è il problema? Perché ho il tattoo aimer? Ma io non capisco. Io ho il tattoo vein. Sono confuso. No, sono confuso perché io ho il tattoo vein, non ra. Boh, vabbè. Appena uscito dall'hide, io ho cliccato su vein. Non ho cliccato su aimer. Gioco. Help. Gioco! Comunque mi hanno shottato. Gioco! Dovevo aspettare. Mi butto sempre quando non devo. Devo aspettare, però è la pazienza, la pazienza. La pazienza. Chi mi ha shottato? Mica Vayne mi ha fatto 1091 di attacco base, 595 di tumble. Vayne è enorme. E vabbè, poi mi ha stunato N col T-Burst. No, Rambo Gaspit Pusha comunque non ha senso. Ho bisogno della Angel. I need Angel. Vayne va tirata giù. Vayne va tirata giù. C'ha 1, 2, 3. Tra poco anche la BT. 4 oggetti. Vayne. Vayne devo shottarla, ma il fatto è che devo aspettare che gli finisca l'hide. Perché se la ulto quando è ancora in hide. Ciao Peppa. Che cazzo fa Jhin? Vabbè, ci sta, perché comunque l'hai danneggiata molto, ma. No, posso andarci. Alla BT, Madonna, questa qua. Questa ci sponda. C'abbiamo l'inhibitor midlane caduto. Dovremmo grupparci da qualche parte. Il fatto è che non possiamo siggiare, non abbiamo nessuno che può siggiare. Dobbiamo solamente piccarla in giungla noi. Prendere visione in giungla e piccarceli. Orianna è chiusa, eh. Orianna è chiusa. Però bisogna stare attenti perché loro potrebbero arrivare. Orianna è chiusa, Orianna è chiusa. Dove cazzo è andata? House del TP? Non ha avuto senso andare tutti su Orianna. Allora, mentre loro vanno, io mi tengo sulla midlane perché. Ok. Non ho la Yomu, cazzo, l'ho usata male. Pensavo che lei facesse quel giro, invece intelligentemente è andata troppo. Dobbiamo sfruttare sta cosa comunque. Se continuiamo a fare picche e non sfruttarli. Fatto che loro hanno un ingaggio veramente grosso. E noi comunque siamo tutti squishy. Io ho paura che qua ci sia qualcuno. Jhin è carne morta. Se qua c'è Jhin è carne morta se lì c'è Karim. E can we push? Mate, come cazzo famo? Rumble è sempre in base. Ecco. Rumble è sempre in base. Va, come. E io cosa. Non posso entrarci? Io non posso entrarci. Ma che roba? Ma come facciamo? Rumble, cioè, Rumble è sempre indietro. Ah, ma è morta. Ok. Questo devo fare io, però il problema è che devo farlo dopo che Light finisce. Se no non ce la faccio. Qui ha molto sbagliato Rumble, che non doveva in. Ma che cazzo, torretta di merda. Rumble non doveva in nessun caso andarsene. Rambo non so perché abbia recollato. A volte fa dire con l'imbecille. Cioè, fate. Boh. Secondo me è stupido. È un po' stupido sto Rambo. Un po' molto stupido. Abbiamo cacciato Orianna fuori posizione. E invece di sfruttare la cosa pushando. Che cazzo vuoi? E tanto non posso prenderlo il. Non posso prenderlo il Baron. Che faccio? Vado lì in mezzo a tutti. Il Baron se lo sono presi. Non ci posso fare nulla. Io lì dentro in quella cosa non potevo entrarci. No, c'erano tutti quanti, c'era anche Karim inutile. Non potevo fare un cazzo lì. L'unica cosa che potevo fare è quello che ho fatto, shottare Vayne quando c'è stata l'occasione. Per il resto, che potevo farci? Mi sa che non ho la Angel ancora. Quanto mi manca per la Angel? Cos'è quel Drake? Mi devo prendere sto Drake. Però come facciamo? Loro hanno il bar. Rumble sta prendendo delle decisioni troppo sbagliate. Rumble sta prendendo delle decisioni troppo sbagliate. Lulu, per favore. Lulu, non andare troppo aggro. Sono tutti qua. Vabbè. Vabbè. Non capisco.
Posso prendere lo sto blu? Siamo senza il supporto e senza la sua ultimate. Devo aspettare che questa ulta. Se questa è un'ulta. Se questa è un'ulta io non posso farci niente. Se questa non ulta, io non posso farci nulla. Raga, se non ulta, io non posso. Rumble perché era qui non lo so però. Se questa non ulta, io non posso andargli addosso. Lo sapevo. Ulto lei. Cazzo di zona pure questa, madonna. Non sapevo che non dovevo ultare lei. Ma che minchia posso fare? Ormai hanno tre zone. Ormai hanno tre zone. Io devo ultare solo Vayne, ma per ultare Vayne ho bisogno assolutamente che usi prima l'hide. Altrimenti non posso. Tipo ora li sto andando addosso, lei non so dov'è però. Andare così alla cieca. Va che danni che mi fa. Lulu, ma qual è il tuo problema? Lulu, ma qual è il tuo problema? Ma perché... Zone di nuovo. E ci devo fare io? Whatever. Che ci devo fare? Non posso farci nemmeno nulla. Lo dicevo, andando troppo avanti in game, questi vincono. Perché Vayne arriva in late e tanti saluti a tutti. Rumble è il nostro problema. Rumble è proprio stupido. Rumble è proprio stupido. Rumble è veramente proprio stupido. Io qua non posso flancarli, cioè non posso. Io trovo it. Rumble è stupido, ragazzi. Purtroppo, purtroppo. Io ormai i limiti di Zed li ho raggiunti. Io ho raggiunto i limiti di Zed. Tre Zonia, Tank, Hyde. Ciao, ciao Zed. Io ho raggiunto i miei limiti. Avrei dovuto snowballare prima. Però i miei compagni, cioè non i miei compagni, Rumble ha deciso di trovare tutto. Poi boh, Lulu. Lulu è un po' pazza. Invece di scrivere instead of right play. Magari. Che se questi fanno qualche errore possiamo ancora vincere. Io non so se qua c'è qualcuno. Ah, oh, tramo via sta merda. Loro non hanno nessun obiettivo per adesso, quindi... Va bene. Cazzo, stavamo vincendo. Stavamo vincendo, ma il fatto che Rumble ha smesso di... Ha cominciato a splittuscere, ma Rumble non può splittare. Cioè, se lo faccio io un conto. Ma lui non può. Rumble, che wave clear ha? Cioè, ce l'ha, ma è troppo... Poi non può scappare, un escape. Ce ne ha poco rispetto a me. Rispetto a me non ha senso, Rumble. Grace, pure tu sei un pollo. Vabbè. Continuano a farsi piccare. Continuano a farsi piccare. Continuano a farsi piccare. E io ormai non posso fare più niente. Volete vedere se ulto... Guardate cosa succede se ulto bene, eh? Vabbè, ora ha ultato anche lei. Vedete? Hyde? Ora l'ho uccisa solo perché l'ho beccata di intuito bene quando è andato in Hyde. Però vedete che quando va... Secondo. Quando va in Hyde, poi è tutto un casino. Quando va in Hyde è tutto poi un casino. È difficilissimo giocare Zed contro Vayne. È un casino. È un casino. Qua sono stato fortunato a ultar. Cioè, sono stato fortunato che... Avevo ultato già prima, ma avete visto quando ho ultato quanti secondi sono passati subito dopo il prossimo Hyde? Due. Per fortuna che io ho intuito di culo, non so neanche come, la traiettoria del suo tumble. E ho usato gli shuriken di conseguenza, altrimenti... Rumble! Rumble, qual è il tuo problema? Rumble, qual è il tuo problema? Guarda, prendiamoci questo e basta, andiamo via adesso, perché altrimenti non possiamo più andare più niente. Rumble è un po' pazzo, un po' pazzo. Io sono full build. Questa è un'altra cosa brutta. Oh, io li guardo la giungla più che posso. Li guardo la giungla più che posso. Due ward show. Purtroppo non posso prenderla pink. Questi mi hanno fatto il cazzo, l'ho muto perché non ho più voglia di sentirli di vederli scrivere.
Non ho più voglia di vederli scrivere. To be honest. Non ho nulla che posso togliermi. Sono tutte cose essenziali. Sono tutte cose essenziali, purtroppo. Mica, ho 57 di... LOL, ho 57 di R. Ma che cazzo l'ho presa? A Vayne, sti gran cazzi. Ecco, in questo caso Zed è utile. Però, cioè, devo essere veramente OP. Cazzo, devo inventarmi Faker per poter uccidere questa 1v1. Qua sono in una brutta situazione. Sarà guardato? Non era guardato. Non abbiamo nemmeno trinket rosso. Forse è meglio che. Neanche un. Lulu non ha il trinket rosso. Cazzo, me lo prendo io a questo punto. Ci servono trinket rossi. Me lo devo prendere io. Baron, tra quanto? Anche se ora non mi servirà. Cambiarlo ora non mi servirà perché c'è 120 secondi cooldown. Lulu, ti prego, non farti cotare. Ti prego. State attenti. State. Ma non andate così avanti. Non vedete che c'è il coso di. Io devo star vicino a Vayne. Cioè, più che altro devo vedere quando ulta e Jhin. Sono fuori posizione. Ok. Io sono morto, però la Angel mi ha salvato. Nice. Questo è morto. Perfetto, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Finiamo sto game. End, ma che cazzo? Ah no, ok, no, no, va bene. Non ho visto la sua vita, scusatemi. Vabbè, sono un po'. Al TP, mi auguro. Io voglio solamente rompergli il cazzo. Qua tiro via la wave. Tanto noi dobbiamo aspettare la nostra wave. Rumble per una volta sta facendo una cosa giusta, ovvero aspetta il TP per permettere alla torre di. Bravo, ok. Oh, per una volta hai fatto una cosa giusta, eh. Niente da sindacare. Niente da sindacare. Vinciamo sto game. GGWP. Vaffanculo, vaffanculo. Ok, allora. Abbiamo vinto. Ora vi spiego perché abbiamo vinto. Intanto. Mica, ma sono tutto buio. Ma avete visto al buio tutto il tempo? Intanto, statistiche che vi piacciono tanto. Intanto, statistiche che vi piacciono tanto. Dubito di aver preso neanche A. A più. Beh, 25 LP. Non male. Allora, Graves ha giocato un ruolo molto fondamentale. 49k di danni. Io non ho fatto danni, raga. Io non ho fatto danni. Questa è una pecca, è un'onta per me, però. Però un team del genere era veramente difficile. Allora, perché abbiamo vinto? Beh, eravamo in vantaggio comunque. Graves era molto forte, era anche meccanicamente. Il problema è che abbiamo iniziato a perdere quando Rumble ha deciso di non grupparsi più. Perché Rumble non è un champion che può split pushare in quanto la sua ult è molto fondamentale per il fight. E quindi avevamo bisogno di lui. Quando noi andavamo a piccare Orianna in giungla o anche qualcun altro tipo Annie quella volta che l'ho uccisa io, dovevamo grupparci tutti assieme e prendere obiettivi. Solo che Rumble continuava a recollare. Chi lo sa perché? Non lo so. Comunque sì, abbiamo vinto. Diciamo che. Il fight in cui ho ammazzato Vayne, non voglio prendermi troppi meriti, però è stato molto decisivo perché togliendo Vayne, a parte prendere 55 di AD che poi me l'hanno fatta killare anche missando gli Shuriken nell'ultimo fight, è stato fondamentale. Io me la sono giocata benino, di logica e di decision making me la sono giocata bene. Avrò fatto qualche errorino ogni tanto, ma ci sta. E meccanicamente un po' bad. Però vabbè, alla fine abbiamo vinto, è quello che conta. Ragazzi, spero che il video sia piaciuto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace, un bel commento, di condividere il video su Facebook per il canale a crescere. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.